Ciao a tutte, in questo video andiamo a realizzare il criceto triste. Mettiamo il portachiavi così da appendere anche vicino agli zaini dei bambini. Abbiamo bisogno del numero 5, innanzitutto del cotone, del grigio e del rosa. Poi gli occhi, io ho usato gli occhi di sicurezza, i più grandi che ci sono, dovrebbero essere all'incirca di quelli da 8 mm. Il marcatore, un po' di ovatta sintetica, l'ago da lana, la colla nel caso in cui vogliate questo attaccarlo o semplicemente lo andate a cucire. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio come realizzarlo. Allora andiamo a creare il nostro nodino all'uncinetto. Da qui andiamo a lavorare 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. A partire quindi non la prima, ma dalla seconda, andiamo a lavorare 4 maglie basse. Quindi 1, poi andiamo nella successiva, 2, 3 nella successiva e 4 nella penultima. Nell'ultima andiamo a lavorare tutte in un unico punto 3 maglie basse. Uno, due e tre. Ci spostiamo nell'altro lato della catenella e andiamo a lavorare 3 maglie basse, una di fino all'altra. Quindi una nella prima, un'altra nella successiva, sono due. E 3. Nell'ultima andiamo a lavorare l'aumento, quindi significa che andiamo a lavorare due volte, quindi 1 e 2, e nell'ultimo punto mettiamo il nostro marcatore. Così alla fine del primo giro abbiamo 12 maglie basse. Andiamo nel secondo giro, andiamo a lavorare una maglia bassa e un aumento nella successiva. Quindi ripetiamo questa sequenza, una maglia bassa e un aumento, così alla fine di questo giro avremo 18 maglie basse. Nel terzo giro andremo a lavorare 2 maglie basse, quindi la prima nella prima, poi andiamo nella seconda un'altra maglia bassa, poi nella terza andiamo a lavorare l'aumento, quindi 1, 2 e nella terza l'aumento, così alla fine di questo giro avremo 24 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare per 3 giri di maglie basse così come si presentano, quindi avremo a fine di ogni giro sempre 24 maglie basse. Iniziamo il settimo giro e andiamo a lavorare 4 maglie basse di fila, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi facciamo una diminuzione. 1 maglia bassa. 1 diminuzione. 8 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, un aumento, quindi andiamo a lavorare due volte nello stesso punto,
una maglia bassa, di nuovo un altro aumento, quindi andiamo a lavorarci due volte, una maglia bassa, no, e alla fine 1, 2, restano 4 maglie basse, quindi andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi sono 2, 3 e 4 dove c'è il marcatore, così alla fine di questo giro avremo comunque 24 maglie basse. Iniziamo l'ottavo giro, andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Andiamo a fare una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, otto maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un aumento, quindi due volte nello stesso punto, 2 maglie basse, 1 e 2, un aumento, quindi andiamo a lavorare due volte, ci restano 4 maglie sottostanti, andiamo a lavorare 4 maglie basse finali, una per ogni maglia sottostante. Quindi nel giro che abbiamo fatto abbiamo 24 maglie basse. In questo nono giro invece andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, così alla fine di questo giro avremo sempre 24 maglie basse. Iniziamo il decimo giro, andiamo a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione, quindi 1 e 2 e poi facciamo la diminuzione. Così alla fine di questo giro avremo 18 maglie basse. Adesso andiamo a posizionare prima di terminare i nostri occhi. Quindi noi ci troviamo in questa posizione. Questa diciamo è la parte un pochino più dritta rispetto a qui. Quindi ci mettiamo così e posizioniamo gli occhi nell'altezza che più o meno desideriamo. Quindi questo è l'inizio dove siamo partiti. Quindi non nel giro successivo, ma di qua. Iniziamo a mettere, poi se c'è qualche cambiamento lo spostiamo un poco e vanno più o meno messi vicino, quindi nella stessa linea, più o meno così. Quindi ho lasciato, vediamo, quindi 1, 2, quindi al terzo sono andata, nella terza, nel terzo buchino, in questa posizione, ecco fatto, e mettiamo i nostri occhi di sicurezza dietro per tenerlo comunque al sicuro, ecco, così non cadono, non succede nulla, e poi andiamo a riempire l'interno con l'ovatta sintetica, ecco fatto. Adesso nel giro successivo andiamo a lavorare una maglia bassa e una diminuzione, quindi una maglia bassa e nella successiva la diminuzione, così alla fine avremo 12 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare tutte diminuzioni, quindi la prima diminuzione, sono un totale di 6. Poi andiamo nella successiva e facciamo la stessa cosa in tutte le altre. Quindi una volta terminato lasciamo giusto un pochino, andiamo a tagliare e andiamo a chiudere bene il cerchio. Quindi prendiamo il nostro ago da lana, oppure se non ce l'avete possiamo fare anche semplicemente così.
Allora, sempre con l'uncinetto, questo è come abbiamo terminato, andiamo nella maglia successiva e facciamo passare il filo soltanto attraverso l'asola rivolta verso di noi, in questo modo. Poi nella successiva lo stesso, quindi la seconda maglia. Poi andiamo nella terza, facciamo la stessa cosa. Quattro. Cinque. E l'ultimo, sei. Così tiriamo il filo, quello si stringe e poi andiamo a formare giusto un nodino di sicurezza, facciamo passare attraverso una maglia qualsiasi. Ecco fatto. E lo andiamo a nascondere all'interno. E nascondiamo il filo, ok? E andiamo a tagliare. Adesso andiamo a creare gli occhi, quindi facciamo il nostro anello magico. E facciamo una catenella di sicurezza e all'interno andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo il cerchio e qui lasciamo un pochino per cucire. Poi facciamo un nodo tra le due parti, così di sicurezza alla fine, ok? E andiamo a cucire nella parte del dritto, quindi in questo modo, sopra, ecco, l'occhio, quindi sia da un lato che dall'altro lato. Adesso andiamo a creare il fiocco da mettere vicino all'orecchio. Quindi andiamo a creare il nostro nodino all'uncinetto, l'anello magico, scusate, da qui vado a lavorare 2 catenelle, poi prendo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare una mezza maglietta. Ho 3 asole sull'uncinetto, riprendo il filo ed estraggo 2 catenelle e all'interno del cerchio magico faccio una maglia bassissima. In questo modo, poi faccio di nuovo 2 catenelle, una mezza maglia alta sempre all'interno, quindi vado a ripetere, ok, 2 catenelle e all'interno faccio la maglia bassissima, chiudo il cerchio, l'anello magico in questo modo e qui mi lascio un po' di filo. Allora, quindi taglio e vado a creare, quindi lo passo attraverso. In questo modo facciamo. Allora, la parte più lunga, quella che ho tagliato, così. Facciamo qualche giro. Ok. Poi qui dietro, quindi nella parte del rovescio,
me lo vado a fermare facendo un paio di nodi. Poi o lasciamo un pochino di filo per cucirlo direttamente, oppure prendiamo un pochino di colla e l'andiamo a attaccare. Quindi adesso io uso questo tipo di colla, proprio una colla per tessuti, altrimenti va bene anche la colla a caldo. Quindi vado a metterne un pochino qui e un pochino sulla parte dove la devo posizionare. Quindi metto un pochino da quest'altro lato, qui sotto. In questo modo. E adesso andiamo a mettere il portachiavi, lo andiamo a cucire qui sopra. Se avete un cotone più sottile, possiamo farlo anche con il cotone più sottile, io non ce l'ho dello stesso colore, quindi userò lo stesso questo.